Radio. Che parteciperà alle prossime amministrative per il comune di Sasso Corvara, e siamo molto contenti di poter dire che a seguito della presentazione ufficiale che c'è stata a Sasso Corvara martedì scorso, il Partito Democratico e tutte le forze di centro-sinistra presenti nel territorio comunale hanno deciso di dare formale appoggio alla nostra lista, la lista numero 2. In particolare, il riconoscimento del Partito Democratico non è avvenuto solo a livello locale, ma c'è stato un appoggio anche a livello provinciale, e questa è una cosa che ci gratifica proprio. Siamo felici perché questo significa che stiamo lavorando bene, ma soprattutto siamo felici perché finalmente diciamo che questo appoggio ufficiale sgombra il campo da ogni tipo di confusione. Ogni confusione che può essere fatta quando nell'ambito delle amministrative comunali si presentano due liste civiche, e quindi consente ad una lista civica di giocare sull'ambiguità di questo nome, e consente di farsi presentare come lista di sinistra quando in realtà di sinistra non si è. Volevo anche dire che questo appoggio per noi è molto importante. Però noi riteniamo che il nostro modo di fare politica possa essere condiviso e appoggiato anche da tutte quelle persone che non si riconoscono più in un modo vecchio di fare politica, che non si riconoscono più in quella politica che ritiene importante il cittadino solo quando è ora di chiedere il voto, e raggiunto l'obiettivo si disinteressa totalmente dell'opinione del cittadino e inizia a mostrare l'arroganza che prima aveva tenuto nascosta. Noi in realtà riteniamo che l'opinione del cittadino sia una cosa fondamentale. L'abbiamo dimostrato più volte, l'abbiamo dimostrato quando Impegno Collettivo ha tenuto le assemblee di pubblica consultazione per cercare di coinvolgere il cittadino già dalle prime fasi, dalle fasi iniziali di formazione di una lista, chiedendo al cittadino di partecipare alla formazione di una lista e alla formazione del programma. Ecco, io sinceramente non facevo parte di Impegno Collettivo dai primi passi che Impegno Collettivo ha mosso. Ho partecipato alla fine di gennaio e diciamo che sono rimasta coinvolta, sono rimasta contagiata dall'entusiasmo di queste persone che chiedevano ai cittadini di intervenire e di partecipare alla formazione di questa lista. Ho deciso quindi di partecipare alle riunioni e sono rimasta ancora più coinvolta, e ho deciso anche di partecipare ai gruppi di lavoro, gruppi che si erano formati per approfondire la tematica da portare in un futuro programma. Diciamo che alla fine sono stata individuata come la persona più adatta per ricoprire il ruolo di capolista, e anche qui scegliere non è stato semplice, perché ovviamente mi sono dovuta confrontare con familiari e con il mio collega di studio, perché come già dicevo le persone della lista avversaria non hanno mai dimenticato di riportare nei bar che io effettivamente sono una persona impegnata, alludendo al fatto che qualora io avessi vinto magari avrei poi trascurato il cittadino. In realtà, se io ho deciso di
Assumere questo ruolo vuol dire che mi sono confrontata con chi mi dovevo confrontare e vuol dire che se io e la mia lista dovessimo vincere, io ricoprirò il ruolo di sindaco come si deve, facendomi trovare dove il cittadino mi cerca, cioè al comune. Quindi non fatevi deviare da quello che vi vogliono dare intendere, perché non è proprio così. Ecco, come è stata difficile la scelta per me, diciamo che è stata difficile anche da parte dei miei amici, coloro che si sono posti come candidati consiglieri. Noi queste persone le abbiamo individuate per le loro competenze, per le loro idee, per la loro voglia di impegnarsi, di mettersi in discussione. E abbiamo cercato in tutto questo anche di rispettare il principio di rappresentanza delle frazioni del comune, posto che il comune di Sasso Corvallo non è proprio un comune piccolo. Da noi, nella nostra lista, non ci sono persone che sono state contattate all'ultima ora solo per riempire un buco, per far numero. Non ci sono persone che si sono inserite in lista a seguito di telefonate solo perché diciamo si sono trovate costrette ad inserirsi. Tutti noi che siamo entrati nella lista di impegno comune ci siamo entrati perfettamente consapevoli e ci siamo entrati perché sono diversi mesi che lavoriamo a questo progetto. Noi ci siamo incontrati tutte le settimane, 2 o 3 volte a settimana per portare avanti questo progetto. E quindi siamo contenti di essere qui stasera per presentare a voi il frutto del nostro lavoro. In linea con quello che è il nostro modo di operare, il nostro modo di lavorare, abbiamo deciso di presentarci individualmente a voi come cittadini, proprio perché riteniamo che sia indispensabile iniziare subito un rapporto di confronto con il cittadino, un confronto che permarrà in futuro per i prossimi 5 anni, sia che noi andremo a ricoprire un ruolo di maggioranza, sia che noi andremo a ricoprire un ruolo di minoranza, poco importa, l'importante è che questo rapporto di confronto permanga sempre. In linea appunto con il nostro modo di lavorare, direi ai miei amici di presentarsi personalmente a voi. Prego Mario. Buonasera a tutti, io sono Marco Rossi, sono di Sasso Corvallo e ho 38 anni, di cui di questi 38 ne ho spesi circa 18 in giro a lavorare un po' in qualche città, Bologna, Padova, Milano. Però diciamo che tutto questo mi ha formato, mi ha dato delle ampie vedute, ma non mi ha mai tolto la voglia di tornare nella mia terra. E sono molto, molto contento di, oltre che di essere tornato, di aver dato vita insieme ad altri a tutto questo, perché è un sogno che più o meno ho da 5 anni, più o meno dal giorno dopo le scorse amministrative. Ci lavoro da almeno un anno, ci lavoro sodo e sono molto molto orgoglioso di essere qui questa sera, ma sono molto molto orgoglioso di essere qui con loro, che il nostro candidato sindaco ha chiamato prima amici di candidati consiglieri. Sono orgoglioso di tutti loro, del mio candidato sindaco, e se non fossi stato orgoglioso non sarei qua, perché non avrebbe avuto alcun senso. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Valeria Falconi e abito a Fornaci di Bronzo. Ho deciso di entrare nella lista Impegno Comune perché ho creduto fin dall'inizio e credo tuttora fermamente nel percorso e nel lavoro che questo gruppo ha portato avanti. E, che dire, di certo, come ha già sottolineato la Rodi, non sono qui per altre, non sono stata mossa da altre logiche, quali ad esempio la necessità di fare numero o l'esigenza all'ultimo momento di riempire un buco. Sono mesi e mesi che, come tutti i componenti di questa squadra, lavoro e mi dedico a questo progetto.
e posso dire che l'ho fatto e che continuerò a farlo in ogni caso, perché penso che il tempo speso nel tentativo di rendere migliore e di dare uno slancio nuovo a questo comune non sia tempo sprecato, specialmente per chi ha a cuore il proprio territorio. Grazie. Buonasera a tutti, per chi non mi conosce mi chiamo Manetti Carle, abito a San Donato e lavoro nella scuola. Ho deciso di fare parte di questa lista perché mi sono piaciuti i progetti e gli obiettivi ai quali aspira, ma soprattutto ho apprezzato la trasparenza e l'impegno che questi ragazzi hanno profuso in questo progetto, che in un certo senso mi ha riconciliato nei confronti della brutta politica di cui sentiamo parlare tutti i giorni. Grazie. Sono Giorgia Vergari, vivo a Fontanelle e sono qui per far voce a quelle che sono le esigenze delle piccole frazioni che spesso vengono messe in disparte dall'amministrazione comunale. Sono entrata in impegno comune perché qui ho ritrovato quelli che sono i miei ideali, cioè la trasparenza, la chiarezza e una forte voglia di migliorare. Grazie. Anche se forse molti mi conoscono, abito Mercatale, sono Michela Dominici e io invece sono qui perché per me è una vera e propria sfida. Ho accettato questa sfida di partecipare a questo gruppo. Con questo gruppo condivido ideali, progetti e idea nuova che abbiamo di amministrare la cosa pubblica. E ritengo che oltre al fare sia estremamente importante anche il saper fare, il saper essere, e credo che noi con le nostre competenze, le nostre conoscenze, le nostre esperienze professionali siamo tutti in grado di dare un contributo significativo per il bene del nostro territorio, un territorio e una comunità che deve essere sicuramente ancora valorizzata, tutelata e difesa. Grazie. Il mio nome è Paolo Carburi, sono di Sasso Corvaro e ho 26 anni. E, diciamo che io sono partito come Marco e come altri all'inizio dal progetto di impegno collettivo e oggi mi ritrovo qua a far parte di una lista per una serie di motivi. Ho cercato in qualche modo di riassumerli e ho trovato una frase che ritengo molto importante che adesso vi leggo. Nella vita non bisogna rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità, bensì uscire da quella zona grigia in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva. La frase di Rita Levi-Montalcini. Il mio impegno parte da qui, parte dalla sintesi che penso possa essere identificata di questa frase, di non arrendersi mai alla mediocrità. Si tratta ora quindi di abbandonare un'idea, che di più non si può avere, che siamo comunque in un posto abbandonato da tutte e da tutti, che siamo la provincia, la sufficienza e il luogo dove abitiamo, e sposarne un'altra idea, sposare l'idea che almeno ci si può provare, che se non partecipi in qualche modo puoi dire già di aver perso. Quindi noi ci stiamo provando, speriamo di provarci tutti insieme e speriamo di ridare una speranza a questo territorio. Grazie mille. Sono Claudia Bertelli e vivo a Pazzino. Alcuni di voi si ricorderanno che negli anni scorsi ho avuto la possibilità di collaborare con l'amministrazione comunale in un progetto nel quale ho fermamente creduto, ma che per motivi professionali non riesco più a seguire. Sono qui perché credo nelle potenzialità e nell'entusiasmo di questa squadra, della mia squadra, che frequento ormai da mesi e con la quale lavoro da molto tempo. Tempo necessario a maturare la consapevolezza che serve per poter dare un contributo personale ma autentico per il bene della nostra comunità. Grazie. Perché ho trovato, speravo di aver trovato quello che spero, e cioè
tre cose fondamentali: un nuovo modo di fare politica che parte dalla composizione della lista, completamente diverso da come siamo stati abituati, primo; secondo, un nuovo modo di fare il programma, non una lista della spesa ma un programma fatto di obiettivi, azioni e modo di raggiungere quegli obiettivi attraverso le azioni, che vedrete ed è anche abbastanza esplicativo nel programma. E la terza cosa, che secondo me è quella che ci caratterizza in maniera sostanziale e che ha operato la rivoluzione già in questo momento, perché chi ci rincorre, ricordatevi che noi siamo un passo avanti anche all'altra lista, chi ci rincorre ha dovuto pareggiare alcune questioni. Questa, i giovani in lista, noi abbiamo ridato un ruolo ai giovani che non è solo quello di riempire la lista. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Luca Pedini e abito a San Donato. Io sono sempre stato un attento osservatore nei confronti della politica, che in questo periodo, in questo momento storico, viene vista spesso, soprattutto tra i giovani, come un nemico da combattere. E credo che democrazia e partecipazione siano le armi più efficaci che abbiamo a disposizione e che esse si servono proprio della politica per la corretta gestione della cosa pubblica. Ed è questo il motivo per il quale ho deciso non tanto di combattere la politica, ma di servirmi di essa insieme a questo gruppo, di dedicare parte della mia vita a questo progetto in cui credo fermamente. Ed è per questo che sono convinto che ci sia bisogno di un passo avanti, perché altrimenti il futuro in cui tutti speriamo da solo non può cambiare. Grazie. Buonasera a tutti, sono Vicente Milena, abito a Mercatale e ho scelto di candidarmi alla lista Impegno Comune perché, dopo aver contribuito un po' alla creazione, alla formazione e alla partenza di Impegno Collettivo sfociato nella lista, ritengo ormai giunto il momento opportuno di provare a cambiare il modo di fare politica per poter amministrare meglio un territorio come il nostro. Per questo sono qui assieme ai miei amici, vediamo di fare e di far fare un passo avanti al nostro comune. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Paolo Carroni, sono un dottore in farmacia e attualmente lavoro a Morciano. E ho deciso di entrare a far parte di questo gruppo perché, per due motivi. Uno, perché abitando io nelle campagne sassocorvarese spesso faccio fatica a essere a conoscenza di quello che succede e non succede nel paese, nel comune, e quindi questa è un'occasione per partecipare attivamente. E la seconda cosa, ho deciso di partecipare perché l'ideale su cui si basa questo progetto, quali democrazia, realtà, partecipazione, trasparenza, a me piacciono veramente, e per quello che so che ultimamente sono venuti un po' a mancare, perciò speriamo di poter lavorare sempre basandoci prima cosa su questi quattro ideali. Grazie. Manca una persona questa sera che pure fa parte della lista Impegno Comune, si tratta di Cesare Fiorillo, non so se qualcuno di voi già ha avuto modo di conoscerlo all'assemblea di Sassocorvaro, un ingegnere in pensione di Piandalberi che vive qui da 5 anni, avrete modo di conoscerlo più avanti. Comunque una persona sicuramente valida. Ecco, questa è la lista Impegno Comune. Noi siamo perfettamente consapevoli che la critica che ci viene mossa è quella di essere una lista giovane, una lista che non ha esperienza in campo amministrativo. In realtà vi stupirò, ma anche questa è stata una scelta meditata e fortemente voluta dal gruppo Impegno Comune. Proprio perché in questa maniera noi difendiamo la nostra libertà e cerchiamo di svincolarci da quelle dinamiche di vecchia politica che troppe volte purtroppo abbiamo visto essere fatta di favoritismi, di rapporti clientelari e purtroppo negli ultimi tempi anche di cura degli interessi particolari di alcune persone a scapito degli interessi dell'intera collettività.
Ecco, diciamo che quello che quindi oggi ci viene rimproverato in realtà è la garanzia che noi diamo al cittadino di Sasso Corvaro, che qualora vincessimo noi seguiremmo nella nostra attività amministrativa delle logiche diverse rispetto a quelle che sono state seguite sino ad ora. La scelta della nostra lista implica necessariamente un cambiamento. Un cambiamento che noi riteniamo sia opportuno dopo due legislature consecutive della stessa amministrazione. Perché permettetemi di fare riferimento al motto della lista avversaria: se è vero che le parole volano e se è vero che i fatti restano, purtroppo dobbiamo ammettere che quello che resta è anche ciò che viene fatto in maniera sbagliata, ciò che viene fatto senza progettualità, ciò che viene fatto tanto per fare. Per esempio, un capannone nella zona del piano davanti a un edificio di interesse storico e di ineguagliabile bellezza. Ecco, quella è una cosa che effettivamente è stata fatta senza che la politica abbia preso una decisione forte e coraggiosa dicendo no, anche se hai le possibilità, non ritengo opportuno costruire un capannone in quella zona di Mercatale. Ecco, questa è una cosa fatta male che purtroppo effettivamente rimarrà, ci porteremo dietro. Così come rimarrà il progetto reso esecutivo relativo alla piazza del Prato di Mercatale, anche questa è una cosa che rimarrà. Perché noi se vinceremo sicuramente ci adopereremo per fare quelle modifiche condivise con i cittadini. Rimane comunque il fatto che è stato reso esecutivo un progetto senza condividerlo con i cittadini, senza chiedere l'opinione dei cittadini. E noi di Mercatale sappiamo benissimo che a quella piazza teniamo e che sono più di 10 anni che ci lamentiamo di quella piazza. Quindi forse ci saremmo anche meritati di essere consultati. Un'altra cosa che rimane a carico dell'amministrazione uscente non è solo quello che è stato fatto e che è stato fatto male, è anche quello che non è stato fatto proprio in 10 anni. Secondo me non si è avuto proprio il modo di adoperarsi per rendere sicura la circonvallazione. Una strada e che non è abbastanza sicura, ma questo argomento verrà trattato in seguito da chi si occupa anche di viabilità. Ecco, secondo me ci sarebbe più di un motivo per scegliere tutta la nostra lista e per fare in modo che le nostre parole diventino concrete, perché purtroppo se le parole volano di sicuro non è colpa nostra, ancora a noi non c'è stato assolutamente dato il modo di amministrare e di far vedere quello di cui siamo capaci, perché le competenze qui ci sono, al di là dell'esperienza. Allora, noi nella nostra attività amministrativa abbiamo capito una cosa, anche questo è un rimprovero che vogliamo fare all'amministrazione uscente. Abbiamo capito che in un periodo come quello attuale di riordino degli enti locali, dove assistiamo alla soppressione delle province, dove sappiamo che la comunità montana verrà trasformata in unione dei comuni montani, sì? Ecco, noi non vogliamo che Sasso Corvaro rimanga passivo ad accettare questa trasformazione come qualcosa che gli cade dall'alto, ma vogliamo che Sasso Corvaro, assieme ai comuni limitrofi, si adoperi per accompagnare questa trasformazione. Noi vogliamo lavorare per riportare Sasso Corvaro a ricoprire quel ruolo che molto tempo fa e per molto tempo ha ricoperto, cioè il ruolo di comune capofila, il ruolo di punto di riferimento dell'entroterra, perché è un ruolo che spetta a Sasso Corvaro in quanto si tratta del comune demograficamente e geograficamente più grande, ma soprattutto perché si tratta di quel comune che ha tutta una serie di servizi come le scuole, l'ospedale, la piscina, che vengono forniti non solo ai cittadini del comune di Sasso Corvaro, ma anche ai cittadini dei comuni limitrofi. Questo è sicuramente un ruolo che include anche diverse responsabilità, specialmente ora che assistiamo al progressivo accentramento dei servizi con delle logiche di prevalenza delle zone costiere rispetto alle zone montane. Noi stiamo assistendo allo spostamento dei servizi e quindi se non riusciamo a curare i rapporti con gli altri comuni, anche in un'ottica di condivisione dei servizi, noi non riusciremo a fare sentire la nostra voce nel dialogo che si deve aprire con la regione e con lo Stato.
Ecco, diciamo, solo dando quella attenzione ai rapporti con i comuni limitrofi. Di non aver dato assolutamente nessuna importanza alla, alla condivisione dei servizi, ai rapporti con gli altri comuni, con i comuni limitrofi. Allora, per quanto riguarda l'attività amministrativa che si vuole porre in essere, sarà un'attività amministrativa lungimirante intesa nel senso appena descritto, e che vorrà rispettare tre principi per noi fondamentali. Il primo principio è il principio della trasparenza. Noi, qualora vincessimo, faremo subito un'assemblea in cui dichiareremo quali sono i dati, qual è lo stato di, delle cose che ci viene lasciato in eredità dall'amministrazione uscente, per far capire al cittadino ciò che ci viene lasciato e quali sono gli obiettivi che noi intendiamo perseguire. Ecco, quella sarà solo la prima di una serie di assemblee che poi verranno organizzate periodicamente, orientativamente ogni tre mesi, perché, come dicevo, noi riteniamo indispensabile condividere con il cittadino il nostro percorso e soprattutto riteniamo indispensabile che il cittadino sappia quello che noi stiamo facendo e come andiamo a spendere i loro soldi. Ecco, con noi ad amministrare non capiterà mai che si apra un cantiere e che voi non sappiate perché si è aperto quel cantiere. Così come non capiterà mai che una piazza, come succederà a breve alla piazza del Prato, venga smantellata senza che voi abbiate condiviso il progetto con noi. Questo è il primo principio. Il secondo principio che vorremmo rispettare è quello della democrazia partecipativa. E per rendere effettivo e concreto il rapporto, la partecipazione del cittadino all'attività amministrativa, noi dovremo sicuramente mettere mano allo statuto comunale cercando di fare delle modifiche mirate per rendere concreta questa partecipazione. Ecco, noi avevamo pensato ai comitati di frazione, che penseranno a un comitato di frazione che possa coprire l'area di San Donato, un altro comitato di frazione che possa coprire l'area di Caprazzino e un altro che copra l'area di Fontanelle, Vallandellana, Casinuovo. Perché in questa maniera il cittadino è realmente rappresentato e partecipa realmente alla vita del comune. Ecco, se noi riuscissimo a realizzare tutte le cose dette, riusciremo anche a rispettare il terzo principio, cioè la riattivazione del senso civico in ciascuno di noi. Perché se è vero che Sasso Corvaro ha un patrimonio ineguagliabile, un patrimonio artistico, culturale, paesaggistico, naturale, che più ne ha più ne metta, è anche vero che però questo patrimonio ora che sia rivalutato, e una rivalutazione può avvenire solo se viene aumentato il senso civico in ciascuno di noi, solo se parte appunto da ciascuno di noi. Impegno comune ha realizzato il proprio programma, se volete prenderne delle copie ne abbiamo qua, affrontando cinque grandi tematiche: la tematica della sanità, la tematica del lavoro e delle politiche sociali, turismo e cultura, istruzione e territorio. Per ogni tematica vengono individuati degli obiettivi che si intende perseguire e delle parole chiave che indicano qual è e in che maniera verrà affrontata l'attività amministrativa. Ecco, in linea con il nostro modo di operare, ovviamente noi abbiamo individuato dei referenti per ogni tematica e saranno loro ad esporre il programma per quanto riguarda la sanità, che sappiamo benissimo che l'ospedale di Sasso Corvaro è il punto di riferimento non solo per i cittadini del comune di Sasso Corvaro, ma anche per i cittadini dei comuni limitrofi. Quindi gli obiettivi che impegno comune intende perseguire sono essenzialmente tre, cioè il mantenimento dei servizi in uso presso l'ospedale, il potenziamento della rete di assistenza sanitaria territoriale e un pronto intervento attivo ed efficace. Questi sono gli obiettivi, più nello specifico ci andrà Marco Rossi. Prego.
è problematico persino ottenere le medicine senza doverle pagare, il minor rischio che si possa correre è di non essere ascoltati. Ma siccome ogni riforma matura sulla generale consapevolezza dei fini da raggiungere, non mancano motivi per soffermarsi sull'argomento. È una frase quanto mai attuale, anche se è stata scritta 30 anni fa. È stata scritta 30 anni fa sul nostro ospedale e sulla riforma in corso nel 1982. E questo fa capire che cos'è l'argomento sanità, perché l'argomento sanità è un qualche cosa che vede una popolazione, un'amministrazione, avere a che fare con un organo, la regione, che fa continue riforme e negli ultimi decenni c'è stato un vero e proprio smantellamento del nostro ospedale. Ci sono reparti che appunto adesso non ci sono più, ricordiamo l'ultimo chirurgia, e fondamentalmente è importante andare a difendere i servizi attuali, perché come principio cardine, diciamo, del nostro programma in generale, il servizio al cittadino deve essere garantito. Il nostro servizio non è un servizio solo al cittadino, come ha detto. Perché comunque è reso ancora più importante in quanto ospedale, si può chiamare di confine, visto che alcuni comuni sono passati nella Romagna recentemente. In quest'ottica diciamo che l'impegno comune vuole porsi come una futura amministrazione che difenda questi servizi, e come può farlo? Può farlo attraverso quei 5-6 punti che noi abbiamo elencato. Sono, se li elenco tipo elenco del telefono, sono dei tecnicismi. Vorrei solo dirvi qualcosa a riguardo, perché vorrei farvi capire l'importanza di certe cose e la criticabilità anche di questi punti. Noi vogliamo che il laboratorio analisi non funzioni solo a metà giornata, ma funzioni per tutte, per i due turni, quindi anche per il pomeriggio. Direte, vabbè, io le analisi le vado a fare di mattina, però ci sono ben statistiche, diciamo statistiche regionali, qui 15-20 casi, anche spesso urgenti, emergenti, di emergenza, pardon, che hanno bisogno di questo laboratorio analisi al pomeriggio. E attualmente il laboratorio analisi ha, quando non è attivo, una tempistica di 4 ore per farvi ridare l'analisi, vale a dire che deve arrivare il pulmino da Urbino, si prende la provetta e entro 4 ore tra la spedizione e tutto si ha la risposta. Vado giusto nel tecnicismo di questa cosa per farvi capire che fondamentalmente un dottore spesso non può aspettare 4 ore per capire una cosa importante. E noi perdiamo il paziente, non nel senso brutto del termine, ma lo perdiamo perché va a finire Urbino, direttamente lo si spedisce a Urbino. Questa cosa è quella che sta alla base della riforma regionale, perché comunque si cerca di togliere posti letto, si cerca di togliere pazienti e fondamentalmente si cerca a questo punto anche di togliere personale. Devono essere tagliati a livello regionale 18 milioni di euro. E questo però diciamo un'amministrazione comunale non può stare ferma in questo caso qua. È vero, non è un organo decisionale, quindi non può nemmeno decidere determinate cose, ma in certi spiragli come questo si deve infilare dentro una riforma sanitaria e cercare di difendere quello che c'è, perché è in fondo diciamo importante andare a dare un servizio al cittadino e sostanzialmente entrare in linea con che cosa? Con i nostri punti sono in linea con la conferenza dei sindaci del 14 che sia importante allacciare rapporti con gli altri comuni, proprio perché l'interlocutore è la regione
è una persona che stimo tantissimo, che avrei voluto anche vedere dietro questo tavolo. Alla fine della presentazione di Sasso Corvaro mi ha detto: come fai ad andare a chiedere alla regione 6 medici per la medicina? Probabilmente la medicina la vorranno anche chiudere. È vero. Non un'amministrazione comunale non può avere il potere decisionale, ma se non lo si chiede nemmeno, se queste cose non vengono scelte politicamente, si deve avere una linea politica su queste cose, si bisogna avere delle proposte per la regione. Non può essere accettata la riforma sanitaria, bisogna avere comunque una proposta politica, poi che si riesca a realizzare. Io riparlerò magari più avanti con questo mio amico, esattamente come con quell'altro che mi fa notare che ieri è stato inaugurato a Urbino il laboratorio analisi con investimenti per 5 milioni di euro nelle tecnologie, e tu vuoi chiedere di aumentare le ore a quello di Sasso Corvaro? Sì, lo voglio chiedere, perché poi magari non mi sarà dato, però io ci ho provato. E ci ho provato insieme a tutti gli altri comuni, perché se noi perdiamo anche medicina, se noi perdiamo anche un altro servizio, lo perdono tutti i comuni. Bisogna far capire questo. Per noi tutto questo, insieme agli altri punti che sono appunto, come dicevo, dei tecnicismi, è importante, perché è vero che alla fine se si devono tagliare dei soldi, perché di questo si parla, si arriverà a dei risultati di questa riforma sanitaria, e alcuni punti probabilmente di quelli che proponiamo noi non verranno concretizzati, però bisogna puntare su questo, perché comunque tutti quelli che vengono mandati a Urbino sovraffollano Urbino, e anche lì c'è una pessimizzazione del servizio. Allora, da questo punto di vista, io credo che è importante comunque proporsi, è importante proporsi con qualcosa di ragionato, come abbiamo fatto noi nel nostro gruppo di lavoro, perché ci siamo confrontati non solo prima con i cittadini ai quali va il servizio, ma ci siamo confrontati anche con chi lavora dentro l'ospedale, perché comunque è quello che conosce, è quella persona lì che conosce il funzionamento dell'ospedale, e capire se andare a chiedere o meno certe cose, perché chiedere l'impossibile è come non chiedere niente, chiedere delle cose logiche è almeno doveroso, lo ritengo doveroso. Il servizio al cittadino attualmente deve essere difeso, deve essere mantenuto. Siamo in un momento di congiuntura economica che non ci permette di fare ipotesi di attualmente di espansione addirittura. Però se prima o poi ci si dovesse riprendere da questa crisi, quello che abbiamo all'interno dell'ospedale può essere anche potenziato, perché abbiamo un'altra realtà che ha contribuito fortemente al mantenimento del nostro ospedale, che è la Montefeltro Salute. La Montefeltro Salute può ha gli spazi e può essere potenziata e ampliata. È ovvio che non mi vengo a dire che se dovessimo essere in amministrazione dal giorno dopo amplieremo i servizi dell'ospedale, ci mancherebbe altro. Per noi la sanità è l'ospedale, ma sono anche gli ambulatori di frazioni. Ci sono frazioni che hanno perso l'ambulatorio, e noi difenderemo tutti gli ambulatori di frazione, cercando di dare a chi l'ha perso, e a chi l'ha perso in un modo non bellissimo, perché quando fai le sono un po' emozionato nel dirlo, perché quando fai le assemblee di impegno comune e vai in una frazione dove loro si aspettavano di vedere il dottore, e invece gli viene detto che addirittura non c'è più nemmeno l'ambulatorio, non è bellissimo confrontarsi con questa gente. Finisco dicendo che per noi tutti in generale, nel momento di crisi
tematiche affrontate è quello del lavoro e delle politiche sociali. Impegno Comune intende perseguire in questa tematica tre obiettivi. Il primo è aiutare la comunità ad affrontare il problema occupazionale. Il secondo è quello di potenziare tutti i servizi sociali in corso, individuando quali sono i bisogni e i disagi delle persone, con il supporto anche di quei professionisti. E di volontariato che possono aiutare a svolgere questi servizi sociali. Per quanto riguarda il lavoro lascio la parola a Luca Pedini e per le politiche sociali di seguito a Claudia Mercatelli. Per quanto riguarda il lavoro abbiamo individuato tre parole chiave. Su queste parole chiave prima abbiamo articolato le nostre idee e poi abbiamo stilato un programma. Le parole chiave sono occupazione, sostegno e servizi. È chiaro che riguarda l'occupazione, soprattutto quella giovanile, e noi ci siamo chiesti che cosa poteva fare, se poteva fare qualcosa. E in questa situazione noi abbiamo prima pensato in un certo senso di analizzare il sistema dell'occupazione e in un secondo momento abbiamo identificato gli elementi più importanti che compongono questo sistema. Quindi abbiamo analizzato quelli che vengono chiamati gli abitanti del mercato del lavoro, artigiani, occupati, disoccupati, eccetera, e abbiamo individuato quelli che sono le istituzioni che regolano il mercato del lavoro. Quindi il comune, per questo motivo si intende avviare un processo di comunicazione tra questi soggetti e il comune avrà la funzione di mediare, di fare da mediatore. In particolar modo avrà lo scopo di anticipare quelli che sono i bisogni di questi soggetti, di ciascuna categoria, e consentirne il soddisfacimento. Per quanto riguarda il sostegno sarà rivolto principalmente alle famiglie in difficoltà, ma anche ai singoli cittadini, e verrà attuato attraverso la pianificazione e l'individuazione di risorse da destinare ad essi. Sempre per quanto riguarda il sostegno saranno avviate delle azioni di solidarietà e di volontariato in cui il comune avrà il compito di svolgere, avrà la funzione di svolgere una sorta di cabina di regia, sostenendo progetti e valorizzando tutte le risorse umane che sono presenti nel nostro territorio. Abbiamo incluso inoltre nel nostro programma una serie di progetti, iniziative che possono essere in un certo senso e marginalmente risolutive del problema dell'occupazione, come sostegno e avviamento di progetti di formazione orientati ad esempio ad avviare una nuova impresa, a cercare lavoro, quindi a insegnare alle persone, giovani e comunque anche disoccupati in generale, a cercare lavoro e comunque a aggiornare le proprie competenze, le proprie capacità. Tutto per favorire lo sviluppo economico I nostri sforzi saranno rivolti a attrarre imprese che vogliono investire nel nostro territorio. Per quanto riguarda l'ultima parola chiave, i servizi, Impegno Comune intende erogare servizi in maniera assolutamente equa e sistematica, individuando tutti quelli che sono i bisogni principali dei cittadini del Comune di Sasso Corvara. Grazie.
farci e quindi conoscere le persone che usufruiscono di questi servizi, ma conoscere anche gli enti e gli operatori che se ne occupano. E questo perché crediamo che si possano solo in questo modo cogliere i bisogni e le potenzialità. E solo in questo modo si può mettere in atto ogni tipo, ogni possibile collaborazione ed essere quindi autenticamente presenti come amministrazione comunale nella rete sociale e territoriale. Quindi l'ascolto e la disponibilità ad accogliere le problematiche di tutti saranno per noi fondamentali per rendere reale il sostegno alle persone e in particolare alle fasce più deboli. Sostegno che non sempre può avvenire tramite l'erogazione di un servizio, poiché richiede risorse economiche che non sempre sono largamente disponibili. Impegno comune intende quindi avviare un processo di sensibilizzazione dei cittadini verso delle azioni di solidarietà e di volontariato, consapevoli che questo sarà un processo che richiederà molto tempo, sia per individuare delle risorse umane, i volontari, ma anche per pianificare dei progetti che possano essere realmente efficaci in base a quelli che sono i bisogni e le problematiche emergenti. Le proposte che trovate tra l'altro nella nostra brochure riguardano infanzia e adolescenza, anziani e persone in situazione di disabilità. Per infanzia e adolescenza intendiamo pianificare degli interventi che possano offrire supporto in orario extrascolastico a dei soggetti con bisogni educativi speciali. Inoltre vorremmo individuare spazi e risorse umane anche di tipo volontario per attuare delle attività ludico-ricreative dei laboratori e attività di sostegno ai compiti. Per quanto riguarda invece gli anziani, vorremmo promuovere una rete di assistenza volontaria in favore di anziani soli che abbiano difficoltà a provvedere autonomamente ad alcune necessità quotidiane. E in questo vorremmo anche valorizzare allo stesso tempo il patrimonio di esperienze, di competenze dei pensionati ancora socialmente attivi nello svolgimento di alcune attività sociali affinché possano percepirsi come una risorsa e contribuire attivamente a dare vitalità al contesto sociale. Per quanto riguarda le persone in situazione di disabilità, vorremmo progettare delle azioni che possano contribuire ad offrire delle possibilità di accoglienza e di inclusione nel tessuto sociale di appartenenza. E infine, ed è quello in cui credo fermamente, perché nel nostro territorio una forma di associazionismo, mi riferisco al territorio del Montefeltro, una forma di associazionismo di questo tipo non esiste e diventa fondamentale. Vorremmo favorire l'associazionismo di familiari, genitori e amici di persone in situazioni di disabilità. E concludendo, direi che siamo molto consapevoli che gli interventi che riguardano il lavoro e le politiche contribuire alla formazione del cittadino attraverso l'attivazione di corsi di formazione professionale e di corsi post diploma. Il terzo è quello di promuovere lo scambio tra la cittadinanza e la comunità studentesca nella realizzazione di eventi socioculturali.
La parola la lascio a Michela Dominici, insegnante a Piandimenete, quindi molto pratica. Allora, come ha detto Roberta, non possiamo prescindere dal fatto che i comuni e inclusione. L'amministrazione comunale non si può esimere da una collaborazione con gli istituti scolastici, una collaborazione, un dialogo che negli ultimi anni o è venuto a mancare o è stato addirittura o carente o in alcuni casi anche inesistente perché si sono create delle spaccature. Partendo da questo presupposto, noi come amministrazione intendiamo proprio aprire un dialogo per comprendere quali sono gli obiettivi, i bisogni della nostra scuola, perché la nostra scuola contribuisce a creare i cittadini di domani, quindi è estremamente importante che l'amministrazione sia partecipe. Detto questo, noi vogliamo ampliare tutta l'offerta formativa delle scuole presenti nel territorio, ma anche collaborare con le istituzioni, gli enti competenti regionali, al fine proprio di potenziare l'offerta formativa delle nostre scuole, portare nuovi corsi e aiutare i nostri ragazzi nella scelta, nella formazione che li porterà ad essere degli adulti, dei cittadini di domani. La formazione quindi è una parola chiave che non riguarda però solo i bambini, quindi non solo i bambini dell'infanzia, della primaria, della secondaria, ma la formazione ormai oggi nel mondo del lavoro deve essere intesa come formazione continua. E per essere competitivi, per raggiungere un successo personale. Quindi intenderemo sicuramente ampliare corsi di formazione professionale post diploma per la riqualificazione della popolazione attiva, ad esempio di tutti i disoccupati, per dare quindi la possibilità anche agli adulti del nostro territorio di riqualificarsi e di spendersi in modo competitivo nel mondo del lavoro. L'inclusione è una parola che sicuramente ci contraddistingue perché per inclusione intendiamo rivolgere un'attenzione particolare per tutte quelle categorie di studenti socialmente deboli o per una situazione di disabilità o perché nella condizione di immigrato. Quindi potenzieremo tutti i servizi già esistenti che vanno ad attivare l'integrazione e la partecipazione alla vita scolastica e studentesca di tutti gli studenti. Per calarmi nello specifico, l'impegno comune per quanto riguarda l'istruzione ha tre proposte effettivamente molto contingenti. Due sono anche molto ambiziose e parto dalla terza perché è quella più facilmente realizzabile. La terza consiste nel proporre non solo alle nostre scuole ma anche a tutte le scuole regionali dei progetti, dei concorsi per attivare il senso civico e per far conoscere il valore artistico-architettonico dei nostri territori. E quindi il comune si dovrà fare promotore di questi concorsi, come già tanti comuni limitrofi stanno facendo. Invece il comune di Sasso Corvallo in 10 anni di amministrazione non ha mai promosso nulla del genere. Gli altri due progetti ambiziosi riguardano il recupero del palazzo Benelli, dell'ex Benelli di Sasso Corvallo, e il recupero, l'utilizzo dell'asilo di Mercatale, che a tutti noi cittadini di Mercatale sta molto a cuore. Per quanto riguarda il Benelli di Sasso Corvallo, il nostro progetto devo dire che è estremamente ambizioso e sarebbe veramente bello realizzarlo perché ci porterebbe ad essere un centro socioculturale di tutto l'Alto Montefeltro. Vogliamo creare una biblioteca nuova, moderna, sullo stile della biblioteca di San Giovanni di Pesaro o di altre biblioteche e mediateche che ci sono a Rimini, a Fano, e che non sia solo un luogo di lettura, ma sia anche un luogo fornito delle più moderne tecnologie. Per tutti i cittadini, non solo per gli studenti, un luogo di incontro per fare convegni, conferenze, mostre, presentazioni di libri, a disposizione di tutti,
per quanto riguarda l'ex Benelli, mentre per quanto riguarda l'asilo, la premessa è semplice. In linea con i nostri principi consulteremo innanzitutto la popolazione di Mercatale per capire qual è il sentimento che anima tutti i cittadini di Mercatale e fare una scelta quindi condivisa. Noi vogliamo capire i cittadini di Mercatale che cosa vogliono in quell'asilo. Abbiamo due proposte non vincolanti che verranno prese in considerazione appunto dopo la consultazione attraverso assemblee pubbliche e incontri. Di quell'asilo cosa si potrebbe fare? La prima proposta, quella forse che tanti già ci hanno comunicato in qualche modo, è quella di restituire quell'istituto alla sua funzione originaria, quindi di riportare in una sede nata per accogliere i nostri bambini il nostro asilo, che adesso sia una collocazione, però una collocazione sicuramente precaria, con delle situazioni un attimo da valutare. Senza poi considerare che la comunità di Mercatale è una delle comunità più numerose e non so bene per quale motivo i servizi sono stati offerti laddove c'è la richiesta di quel servizio, ma sono stati diciamo un po' dislocati anche nel resto del territorio. Io credo che dove ci sia la popolazione ci debbano essere anche dei servizi efficaci. E la seconda invece destinazione che potrebbe avere l'ex asilo è sempre una destinazione legata al mondo dei bambini, uno spazio socioludico, ricreativo, dove i bambini si possono incontrare il pomeriggio, giocare, quindi fare dei laboratori, creare degli spazi anche per lo studio, per il tempo post scuola, sempre sullo stile della biblioteca di Sasso Corvaro, ma tutta dedicata al mondo dei bambini. Queste sono le nostre proposte e speriamo di poterle realizzare in collaborazione con la popolazione. Grazie. Non può tirarsi indietro di fronte a una sfida di questo tipo, come invece in questi anni le passate amministrazioni hanno fatto. Noi diciamo che abbiamo identificato delle parole chiave. A Sasso Corvaro io sono partito dalla parola coordinamento e ripartirò anche stasera da questa parola. Coordinamento perché? Perché è ora di fare le cose insieme, è ora di fare le cose perché sono questi che promuovono reti di turismo alle quali accedendo si può avere appunto un turismo di una certa consistenza. Insieme alle realtà vicine, perché realtà e di turismo, lo dobbiamo anche a queste persone, lo dobbiamo a quei volontari che sono andati a colmare una voragine spesso lasciata da una politica che ha delegato a persone che lo fanno per passione e una politica che ha deciso di fregarsene spesso di questo tipo di politica.
Quindi dobbiamo ringraziare le associazioni musicali, le associazioni culturali e ludiche e le società sportive, quelle storiche e quelle nuove, che hanno deciso di intraprendere una sfida e di aprire in un periodo sicuramente non facile. Quindi, ringraziando queste associazioni, possiamo dire che dobbiamo a loro un salvataggio rispetto a un territorio che avrebbe visto nel giro di poco tempo per il turista che viene nel nostro territorio. Sono due componenti fondamentali per far sì che il nostro territorio diventi unico agli occhi dello spettatore che viene in questi luoghi. Per questo, e se è stato ripetuto già più volte, lo ripeterò io e lo ripeteranno dopo, noi lotteremo contro ogni logica che vada a usurpare e ledere l'integrità del nostro territorio. Proteggeremo questo territorio dall'invasione del cemento e dei capannoni, perché siamo convinti che qualsiasi cosa noi possiamo considerare bella non può essere sostituita da una cosa brutta. A questa serie di progetti di valutazione che vedrete in maniera più specifica nel programma, abbiamo affiancato un progetto di promozione territoriale con l'obiettivo di creare un turismo che non esiste, è un turismo di rimbalzo da Urbino. Abbiamo un'affluenza praticamente quasi nulla rispetto al turismo urbinate, che negli anni più importanti faceva 1.600.000 presenze, il Palazzo Ducale parlo, e a tutt'oggi si aggira intorno a 1.000.000. Consideriamo che la Rocca di Sasso Corvallo si aggira a qualche migliaia di visitatori. E per questo noi crediamo che percorsi turistici tematici possano essere la soluzione, almeno in parte, di un problema che caratterizza il nostro territorio. Possa essere una soluzione, un punto di partenza rispetto a una politica che per 10 anni non ha fatto assolutamente niente rispetto a un problema che è sicuramente di notevole importanza, rispetto a un problema che può diventare invece una risorsa per un territorio che può rinascere, appunto, e mi ripeto, tramite queste logiche. Oltre ovviamente ai percorsi turistici, abbiamo intenzione di promuovere e entrare in reti turistiche che sono già state istituite da altri enti e nel quale noi ovviamente puntualmente non siamo entrati, e di crearne di nuove, proprio in relazione a quel discorso del turismo territoriale diffuso di cui parlavo prima. In questa logica ovviamente lavoreremo anche sui punti forti del nostro territorio. Uno su tutti sicuramente è la Rocca Ubaldinesca di Sasso Corvallo, che diventerà in qualche modo nelle nostre logiche il perno delle politiche turistiche del nostro comune. Altro perno fondamentale deve essere il lago di Mercatale, perché deve essere riconosciuto non solo in ambito comunale ma anche in ambito territoriale. Cioè, dobbiamo ancora pensare che possa esistere in questo territorio. Altri territori hanno fatto delle colline un punto di forza, e noi possiamo fare lo stesso partendo ovviamente da due punti. Uno, prendere consapevolezza. Due, prendere consapevolezza che se non si salva questo territorio, in ogni modo, questo punto in più sicuramente lo andremo a perdere.
ad oggi avremo delle strutture e delle possibilità in più per mantenerla, per mantenerla e mantenerla ad altri livelli. Sicuramente noi ci mobiliteremo affinché una manifestazione come questa e altre manifestazioni della stessa caratura siano punti di forza per un territorio e facciano pubblicità del nostro comune in ambito nazionale e in ambito internazionale. Altra tematica importante che rientra appunto nel programma che abbiamo stampato e che abbiamo anche ovviamente pensato è quello dello sport e delle politiche giovanili. Con l'impegno collettivo, la lista numero 2, sosterrà le società sportive con un occhio di riguardo per i settori giovanili. Come? Potenziando fondamentalmente le strutture, perché se noi abbiamo delle strutture che funzionano e che sono eccellenze sul territorio, diventiamo un faro per tutto il Montefeltro. E diventare un faro per il Montefeltro significa ospitare bambini e adolescenti di tutto il Montefeltro e far sì che i nostri settori giovanili siano comunque sia di altissima qualità. Un esempio sicuramente pratico, e vi lascio questo come esempio pratico, è quello che intendiamo fare a Mercatale, ossia una riqualificazione del campo di terra vicino allo stadio della polisportiva, dando così una sede adeguata al settore giovanile della nostra società sportiva. Concludo parlando delle associazioni e definendo due punti importanti: quello ovviamente di un supporto totale che continuerà ad essere dato e affiancheremo un programma di potenziamento delle manifestazioni e degli eventi che queste associazioni hanno portato avanti. In campo urbanistico, in campo di edilizia pubblica verso un'ottica di green economy. Questo è un concetto, è stato il primo concetto integrato, non superato, ma integrato da altri tipi di sostenibilità economica e finanziaria degli interventi. E per essere molto chiari, dall'alto ci hanno calato un indicatore che si chiama, l'indicatore che ci viene dato è il famoso patto di stabilità. Controllo delle finanze pubbliche, sono dei limiti oltre i quali non possiamo andare. Quindi oltre la sostenibilità ambientale esiste anche la sostenibilità economica degli interventi. Ora, come ogni programma elettorale, ci siamo posti questo problema, no? Dobbiamo fare un programma elettorale. Da che cosa si parte? Dallo stato attuale delle cose.
l'avvocato ci ferma e ci ferma per via della realizzazione di un progetto che è l'impianto fotovoltaico rivolto a sostenere la sostenibilità ambientale, cioè un intervento che dovrebbe sostenere l'ambiente è un intervento che è valutato nell'economia di questo comune come per lui sostenibilità appunto non è solo quella ambientale, è anche lasciare la possibilità alle generazioni future di poter scegliere, perché questa è sostenibilità. La sostenibilità è quando l'organizzazione politica lascia la possibilità a chi viene dopo di poter scegliere. Se noi consumiamo tutte le risorse ambientali, il petrolio, chi viene dopo di noi non può scegliere di utilizzarlo o non utilizzarlo. Questa è la logica di base della sostenibilità. E allo stesso modo viene applicata in ambito finanziario. Se noi consumiamo tutte le risorse economiche di un territorio, di un comune, chi viene domani ad amministrare non ha risorse per realizzare, non può effettuare le scelte. Questa per noi è sostenibilità. Sento di ricordare quante persone hanno avuto incidenti, quanti parenti, quanti cari, eccetera. Guardiamo lo stato delle strade, partiamo dallo stato di fatto. Lo stato delle strade è pietoso. Ieri siamo stati a San Donato. San Donato non è più raggiungibile, non so se ve ne siete accorti. Passano dei pullman di bambini per San Donato. In ben tre punti c'è una carreggiata. Perché ci sono voragini, è sotto gli occhi di tutti. Caliamo questo concetto di sicurezza mercatale, la provinciale che passa dentro mercatale, da quando si entra a quando si fare che senza criteri? La terza parola che abbiamo utilizzato come parola chiave per l'azione di governo che vorremmo intraprendere è la qualità. La qualità è un po' quello che raccontava Paolo quando raccontava del paesaggio, dell'architettura di questo territorio. Non si può lasciare che la qualità degli interventi venga dopo. Dopo cosa? Quando gli interventi si fanno devono essere fatte regolarmente, perché le opere rimangono su questo territorio, come sono sempre rimaste su tutti i territori da quando vengono fatte. Noi non abbiamo ereditato delle bruttezze, abbiamo ereditato edifici che hanno centinaia di anni e che sono fatti con criteri. Capaci di arrivare alle persone attraverso una pubblicità, e quindi vorremmo utilizzare gli strumenti dei concorsi che sono strumenti previsti dal codice dei contratti e che permettono l'arrivo nella sede comunale di più una molteplicità di progetti, perché sono liberi, sono progetti a concorso, poi si possono scegliere diverse forme, si può
comprare il progetto, si può assumere, si può pagare un premio, si stabiliscono dei premi, ci sono un'infinità di modalità per far arrivare nella sede comunale 100 progetti. Perché non si fa? Perché non se ne è fatto? Perché si è fatto, si è preso un progetto, si è fatto un progetto 20 anni fa e lo si è ritirato fuori ed è un progetto che ha visto, hanno visto due persone su un tema come una piazza, che è un tema di tutti, perché la piazza è di tutti. Non dimentichiamoci che le piazze sono le nostre stanze all'aperto, è la proiezione nostra nel paese, è casa mia, casa tua e casa di tutti, la sommatoria delle nostre parti pubbliche proiettate nel paese. E non può una persona decidere, specialmente con una qualità così bassa del progetto. Praticamente abbiamo chiaramente tutta una serie di incontri che abbiamo fatto, dove siamo stati, abbiamo raccolto proposte, abbiamo raccolto idee, sia prima dell'uscita pubblica, sia durante queste uscite pubbliche, e continueremo a farlo, perché non abbiamo la bacchetta magica, non abbiamo gli occhi di Dio che vedono ovunque in qualsiasi angolo. Quindi siamo aperti a integrazioni del programma, a proposte anche nei prossimi giorni, fino a quando esisterà questo gruppo. Che è quello sull'asilo di Mercatale, e mentre invece gli altri due ve li accenno e vorrei che se ne potesse anche discutere, che sono la realizzazione del ponte pedonale alla diga, sempre all'interno di una chiave di sicurezza del tragitto, perché il ponte non è sicuro, si arriva fino al ponte, poi si fa una preghiera e si attraversa di corsa sperando di non essere presi sotto da un camion o scaraventati dall'altra parte da una macchina. E quindi quella per noi è una priorità di realizzare, è un esempio di, visto che magari passiamo un po' per teorici, quando si dice cosa intendi per sicurezza? La realizzazione del ponte. Cosa si intende per sicurezza? La sistemazione della provinciale, almeno dalla rotonda fino in cima, almeno tra le due rotonde, perché mancano marciapiedi, manca un marciapiede che collega le ultime due o tre case di Mercatale, manca, bisogna risolvere il problema del semaforo, come ho già detto. E un'altra proposta nuova che dovremmo fare è la sistemazione, a proposito di qualità, del campo sportivo di Mercatale, il campo di terra, che è una cava ed è quasi una vergogna, visto che ci sono bambini 80, 100, qualcuno mi ha detto anche 160 per l'ultimo progetto che hanno fatto di integrazione con Carpegna e Marcello Fica. Sono tanti bambini che non possono giocare in una cava. No, non mi sembra dignitoso di un comune come il nostro. Quindi la nostra proposta è quella di sistemare quel campo sportivo con un cambio in erba sintetica. Cogliendo questa occasione sistemeremo anche il sentierino che in questo momento costeggia il campo e collega il pub fino a Via Gasperini. Vorremmo sistemarlo con e dargli, insomma, la dignità di un percorso pedonale con una sistemazione. Queste sono alcune delle proposte che trovate all'interno della brochure. Altre cose, mi sembra che Paolo sia stato molto chiaro, per esempio quando parlava dei centri storici. Una delle volontà nostre è quella di mettere mano ai due piani particolarizzati, quantomeno di Sasso Corvallo e di Mercatale, perché sono anacronistici e non permettono molti interventi che oggi sono indispensabili per poter vivere. Che sono folcloristiche, ma non raggiungono gli obiettivi. Grazie.
programma. Vorrei sottolineare, come già ha detto Daniele, che il nostro programma comunque può essere sempre integrato, anzi, e vorremmo che lo fosse, può essere sempre integrato dal nostro contributo. Noi di Impegno Comune effettivamente saremo sempre affiancati dal gruppo Impegno Collettivo, che è una sorta di laboratorio di idee che continua tuttora. Raggiungere il comune obiettivo di far crescere il comune di Sasso Corvallo. Grazie a tutti, grazie per essere stati qua, grazie per la vostra attenzione. Volevo ricordarvi che credo che sia ora che siate voi ad agire con coraggio per darci la possibilità di concretizzare tutte queste parole. Vi pregherei di votare quindi la lista Impegno Comune. Presso la nostra sede davanti all'angolo del caffè.